Sulla questione della protezione civile atripartista, che noi chiamiamo protezione municipale, in quanto è una costola che affianca gli uffici diciamo della Polizia Municipale di Atripalda, su questa questione noi abbiamo già ribadito più volte che non è una vera e propria protezione civile. L'abbiamo detto già che in passato l'errore era stato quello di depotenziare quelle che erano le capacità della Misericordia di Atripalda che gestiva questo tipo di attività per renderla comunale. È gestita dall'assessore di turno più qualche volontario che era nell'associazione. Dunque partiamo da un'associazione che non ha vere caratteristiche di protezione civile, come le intendiamo e come le abbiamo sempre intese. Ne parliamo perché abbiamo notato con la nuova amministrazione avevamo avuto la speranza, il sentore che potesse cambiare qualcosa con la nomina di Ciro Aquino per i primi mesi, perché è una persona che noi reputiamo capace, una persona seria e responsabile. Pensavamo che con Ciro Aquino la protezione civile potesse comunque riorganizzarsi. Poi è successo qualcosa che non sappiamo cos'è, lo può dire solo Ciro Aquino e lo può dire la responsabile, la Fasano, il sindaco e chi gestisce la protezione civile. C'è stata una fuga improvvisa di qualche volontario, non sappiamo per quale motivo, e poi Ciro ha mollato per un motivo che non oscuro, ma noi sappiamo qual è il vero motivo. Da quel momento iscritti c'è stato, come al solito, io amo un termine tutto atripaldese, anche in questo caso c'è stato chi ha arronzato, e in questo caso si vede che la mano di chi ha arronzato ha portato, diciamo, a una crisi all'interno della protezione civile, che non si capisce chi gestisce, non si capisce chi sono questi volontari che sono stati assunti e presi all'ultimo secondo, chi si è iscritto, chi deve andare, quali sono i compiti. Vediamo gente che va da una parte all'altra senza uno scopo, e in più abbiamo notato anche delle spese, tra cui l'acquisto di una macchina nuova che serve alla protezione civile, dopo che negli anni dalla vecchia protezione civile, diciamo, abbiamo dismesso un po' tutto quello che era i mezzi. In più si è sentita la necessità da parte di qualche iscritto, di qualche volontario, di chiedere di cambiare sede perché la sede di Contrada Ischia non era più consona a quello che dovevano fare loro e di mettere addirittura la sede in piazza. Qualcuno di loro ha chiesto addirittura di no, dobbiamo andare in piazza. Alla fine forse l'accordo lo trovano in quel locale che diciamo era dismesso in piazza Garibaldi, quello che era stato vandalizzato. Ma una protezione civile non può stare al centro del paese, non è fatta la proloco, non è una vetrina, non è un circolo per andare a giocare. La protezione civile deve avere dei mezzi, cioè se uno spalaneve deve partire dalla protezione civile, lo può fare da Contrada Ischia, può andare sulle strade, prendere il sale, oppure prendere dei mezzi per andare a fare un magazzino per sistemare le cose, ma non può andare a Piazza Garibaldi perché non è una vetrina. Questo significa che la protezione civile è allo sbando, non c'è un responsabile, non possiamo demandare tutto alla dottoressa Fasano, non possiamo chiedere al sindaco di stare lì alla protezione civile, e deve riorganizzarsi. Però abbiamo notato un'altra cosa molto curiosa. Negli ultimi giorni c'è stata una massiccia iscrizione da parte di alcune persone che da appena arrivate hanno iniziato a fare dei servizi per il comune di Atripalda, manutenzione. Dico, ma la protezione civile non fa manutenzione con i mezzi del comune, qualcuno è stato visto anche nella macchina dell'ufficio tecnico del comune di Atripalda, e questo non va bene, perché se qualcuno pensa di utilizzare la protezione civile come un serbatoio per iscrivere delle persone che successivamente possono essere spostate o addirittura canalizzate verso quella che è la nuova organizzazione, cioè la famosa municipalizzata, è la cosa ancora più grave perché si rischia di commettere qualche abuso. E questo lo dico preventivamente, lo dico soprattutto non al sindaco che forse è all'oscuro di queste operazioni, non alla Fasano che secondo me non ha capito cosa sta succedendo in questi giorni, ma lo dico al comandante dei vigili urbani, perché la polizia municipale e il comandante sono tenuti a vedere cosa succede all'interno della protezione civile. Non si possono usare i mezzi se non si è autorizzati e non si possono usare i mezzi per fare altre cose. Perciò lo dico chiaramente, attenzione a queste cose perché si può scivolare in qualche abuso e questo non va bene.